Noi oggi stiamo protestando, manifestando qui in centro a Bergamo per diversi motivi. Principalmente perché Heidelberg, la nuova società che ci ha acquisito, ha deciso che ci saranno 415 esuberi, senza specificare che fine faremo, se verremo trasferiti qui in Germania o in giro per il mondo, oppure se saremo messi in cassa integrazione. Stiamo protestando anche con la vecchia proprietà, perché ad oggi, sono passati 8 mesi, non siamo riusciti ancora a avere le risposte che giustamente tutti noi con famiglia stiamo chiedendo da mesi. È un piano di buone uscite serio e sensato. Come mai la classe dirigenziale è trattata benissimo a livello economico, con più annualità di buona uscita, mentre i dipendenti normali, onestamente, ad oggi c'è un accordo che parla di 42.000 euro. E dopo nostre richieste ripetute, ancora oggi non ci è dato sapere cosa intende fare la società. Qui si sta parlando di un grande imprenditore, che con una transazione di 1.600.000.000 si porta via, abbandona come delle merci, perché pensa che probabilmente voi siete dei sacchi di cemento come quello che produce nelle cementerie. Vi porta via 400 passa lavoratori che rischiano un esubero, che rischiano il posto di lavoro, e la solidarietà va estesa a tutti, va estesa anche alle cementerie, perché se prima erano, diciamo, instabili, non era sicura la cementeria di Calusto dei posti di lavoro, adesso forse sono più stabili, ma questo non garantisce nulla di quello che poi faranno i tedeschi, non garantisce nulla, anzi c'è il rischio che questa fabbrica, questa cementeria diventi un inceneritore, quindi il lavoratore si ritroverà con meno posti di lavoro a lavorare in un posto di lavoro inquinato e che inquina, dove andrà a abitare, che nelle circostanze inquinerà tutti i cittadini presenti nelle loro case e le loro famiglie. Siete più di 400 lavoratori, siete molto di più, dovete lasciar perdere le malelingue, dovete lasciar perdere le piccolezze, le voci di corridoio che vi vogliono dividere. Noi come Clash di Worker abbiamo sempre supportato i lavoratori nelle lotte, dando voce direttamente a chi si mette in gioco, a chi ci mette la faccia. E dovete voi per primi metterci la faccia, dovete andare voi, dovete voi spingere i sindacati, dovete voi interfacciarvi con le vostre RSU, dovete chiedere, dovete anche osare, perché non è possibile che l'emergenza con i tracciamenti e 400 famiglie siano prese in giro, perché non si può fare un presidio in piazza Vittorio Veneto, ma rilegati nella piazza più nascosta di Bergamo.